Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo nel Brunei, un posto magnifico, e in questo istante vi voglio donare una bellissima inquadratura perché il posto è veramente stupendo. Guardate che bel paesaggio, il cielo ha delle tonalità cromatiche bellissime, varia dall'arancione al giallo all'azzurro, e abbiamo anche qui una panoramica eccezionale di quello che è lo stile architettonico, molto particolare, perché qui veramente abbiamo questo misto tra l'arabeggiante e il cinese. Abbiamo questi due stili perché ci sono queste due culture che si incontrano. Si incontra qui la cultura cinese e quella islamica, che si è amalgamata nel corso degli anni e ha dato sfogo con queste trovate architettoniche bellissime ed impressionanti in un luogo naturalistico immerso nel verde, per cui abbiamo queste palme. È veramente un posto da favola. Io consiglio chiunque volesse cambiare aria, cercare un posto dove andare a finire, di venire nel Brunei. Perché io sinceramente mi fermerei anche qua. Il problema è che io ho questo istinto, non riesco a stare, io sono un nomade, non riesco a stare fermo, continuerò il mio viaggio più forte di me, però calcolando tutto in modo razionale, questo qua è un posto con gli stipendi molto alti. Parliamo lo stipendio, il salario medio annuo qui nel Brunei di $50,000, e quello medio però una persona istruita o comunque una persona che sa fare qualche cosa qui veramente riesce a fare i soldi. Adesso io nel mio piccolo, io sono un grande cazzeggiatore, mi occupo di tutto e di niente, soprattutto mi occupo di software open source per lo sviluppo della democrazia diretta e tutto quanto, una attività che faccio con grandissimo successo a livello internazionale, perché ho centinaia di migliaia di download delle mie applicazioni. Però io opero nell'open source a livello gratuito, per cui lo faccio gratuitamente. Ecco, dietro la telecamera c'è una formica così gigante, non ve la faccio vedere. E in un posto come questo, chi è capace di fare qualche cosa, chi sa crearsi una professione, come minimo arriva a guadagnare 200.000 euro all'anno, come giusto ridere. Io ho girato un po' i posti attorno, ci sono ville della Madonna, ci sono veramente, il tenore di vita è molto alto, e chi ha una propria professionalità qui riesce a fare qualche cosa. Oggi ho letto anche gli annunci di lavoro, per esempio se sai usare l'AutoCAD, se sai usare il computer, ma quattro cazzatine senza essere il super specialista, nei loro parametri, qui sei già il mago del settore, per cui uno viene qua sicuramente trova lavoro come arredatore, come nel mio caso sarebbe softwareista, anche lavorare nel mondo dello spettacolo, musicista, piano bar, qualsiasi cosa. È un paese che dà grandissime prospettive. Vi mostro l'inquadratura, che era quella la cosa principale che volevo far vedere. Guardate qua, se il posto non è stupendo, e zoomiamo e con questo zoom chiudiamo anche il video con un caro saluto a tutti da parte mia. E se avete la possibilità, volete trovare un posto dove andare a finire, venite qui nel Brunei. Sicuramente un posto che offre molte più possibilità di quelle che può offrire l'Italia, un paese vetusto che angoscia le persone. Venite qui nel Brunei.